Sì, lo voglio. Allora io ti nomino mio architetto di fiducia. Sono stato nominato, sono stato. Allora che cosa vogliamo creare qua dentro? Sì, io ho un sacco di idee. Anzitutto partirei dalle pareti, Lavori in casa? Che disastro! Diventa addirittura un problema per la stabilità della coppia, ma anche un pretesto per ridere. Succede nella commedia Come sopravvivere ai lavori in casa, in scena al Diana con Michele Caputo, Ilenia Lazzarin, Vincenzo De Lucia, Yuri Monaco, diretta da Paolo Migone e scritta dallo stesso Caputo. Invece di cambiare la disposizione dei mobili, cambiamo la disposizione della cucina e tutto, facciamo uno studio per me magari. Uno studio per te? E a che ti serve uno studio per te? Tanto non hai mai letto il libro in vita tua. E a te che ti serve la cucina? Scusa, ne mangi cucina domani. Ma ti il discorso qual è? Certo. Allora, scusa. Come al solito a te non va mai bene niente. No. Quando, allora, io non ti ho chiamato perché quando ti chiedo le cose tu mi dici... Paolo Migone, con le sue idee un po' surreali e piene di nonsense, dà alla sua regia una connotazione piuttosto sperimentale. Questo taglio registico ha permesso agli attori di venire fuori molto meglio, allontanandosi dalla recitazione tipica delle commedie molto classiche. Il risultato è un'ottima sinergia tra gli attori che offrono una prova convincente. Michele Caputo, anche autore del testo, si conferma sempre più uno dei beniamini del pubblico napoletano. La sorpresa è Ilenia Lazzarin, al suo debutto sulla scena teatrale, che interpreta con la giusta grinta il suo personaggio. Bravi anche Vincenzo De Lucia e Yuri Monaco, che completano il cast. Dottore, non mi preoccupare, mi sto vicino, pure io la stessa situazione. Michele Caputo è il protagonista di una bella commedia al Diana e anche sopravvissuto ai lavori in casa, perché ieri ha cominciato questi lavori in casa. Come sei riuscito a sopravvivere? Ma guarda, devo dirti innanzitutto che io veramente ho avuto i lavori in casa, sì. E quindi sono state... è stato 6 mesi di sofferenza, ho quasi adottato alla fine il muratore che lavorava. E quindi ho detto, ma da questa sofferenza, perché non trarne... Pura sofferenza. Pura sofferenza, perché chi ha fatto i lavori in casa sicuramente mi può capire, perché da questa sofferenza non trarne una cosa divertente? E hai chiamato un direttore dei lavori che addirittura viene dal nord, che sì, ti sì. ha diretto in questa esperienza, ma che tu conoscevi da lunghissimo tempo. Conosco già da Zeli, che si tratta di Paolo Migone, che ha dato quel quid fantasioso, un po' fuori sopra le righe, alla commedia, quindi diventa una commedia che ha dei momenti pazzi e poi rientra di nuovo nella commedia teatrale comica, insomma è una cosa molto molto carina, un esperimento con un linguaggio nuovo, diverso, e il pubblico sembra aver gradito. Siamo stati a Giffoni, poi abbiamo cominciato qui appunto al Teatro Diana già da qualche giorno, quindi insomma il pubblico reagisce. È normale. Se mentre facciamo l'amore mi chiami piccolino o pisellino, capirai che mantenere alta l'autostima diventa difficile. Come ti vorrei chiamare? Fallone? Mandingo? Chiamiamo con cognome. Ilenia, come sei sopravvissuta a questi lavori in casa? Michele ha detto che sta andando più o meno bene, che ormai diretti da Paolo come direttore dei lavori, ovviamente non come regista, ce l'avete quasi fatta. Dopo 6 mesi di lavoro in casa ce l'avete quasi fatta, per te anche un debutto in teatro. Sì, bisogna vedere se arriverò sopravvissuta fino alla fine. No, è sicuramente un debutto, quindi una prova importante per me, la prima volta che mi trovo a cimentarmi insomma con un altro tipo di mestiere, che è quello insomma del lavoro in teatro. È sicuramente una grande opportunità sia professionale che umana, perché mi trovo a stretto contatto con attori di teatro navigati che sono abituati a lavorare insieme, hanno già lavorato insieme, quindi in realtà mi sono inserita in questo gruppo che mi ha accolto benissimo e sto imparando molto, sto prendendo molto da loro e sto cercando chiaramente poi di tirar fuori la mia creatività, insomma quello che poi è dentro di me, che uso anche in TV, insomma negli altri lavori che ho fatto. Io questa città la adoro, 5 anni fa quando ho sposato mio marito mi è entrata nel sangue, ma ancora non riesco a capirla, ancora non riesco a capire le sue contraddizioni. Come fate ad essere così aperti, così filosofi, così fatalisti? Forse sono io a essere sbagliata, non lo so. Bisogna trattenersi la risata, quello sì. E la direzione di Paolo com'è stata? Grandissima, sono veramente contenta, è stato un maestro, è una persona completamente folle, ma nella sua pazzia ha degli spunti di creatività e di genialità che non sono mai banali, e questa è una cosa molto bella che ci è stata molto utile. Tutto qua significa tutto qua aperto, mi fa paura. Tu fidi di me? Mi fidi di te? Tu fidi di me?
Insomma, questi lavori in casa sono terminati oppure no? No, no, siamo in completo allestimento, io, fra le altre cose sono proprio l'operaio, quindi questi lavori sanno fa, si devono fare assolutamente, succede un po' di casotto, però alla fine si risolve tutto. Poi gli operai sono un po' particolari. Insomma. Che cosa fanno questi operai? Sbagliano un po' a fare le cose, sono un po' imprecisi, poi portano i lavori per le lunghe perché devono guadagnare più soldi, insomma, e sono un po' filosofi, sono un po' particolari, un po' mascalzoni, però simpaticamente mascalzoni, insomma, questo. Lavori un po' lunghi, ci diceva Michele, sono durati un po' troppo. Che forse, cosa succede in questo? Perché quest'architetto ha architettato bene tutto, diciamo. Tu lo sai, eh? Eh sì, sono quello che ha in un certo senso architettato tutti questi lavori e li ha protratti per le lunghe, si è messo d'accordo con la moglie di questo... del povero Michele, insomma, alle spalle di Michele, di Mario in questo caso, ha portato insomma a scompiglio in questa coppia, e, insomma, è colpa mia. No, ma che lei è mio cugino che fa i servizi, che non mi trovo il catalogo sotto, ma però te la voglio spiegare perché questa è una lampada molto importante, dico me. Sì, sì, la voglio spiegare. Questa si chiama architetto Arcangelo Milani. Non è in arte, in arte. Non me lo consiglio perché è una mezza sola, insomma. Ma il suo nome è vero, lo vogliamo dire. Vincenzo De Lucia, un bravissimo attore. E poi anche chi trovano? La vita, una mezza sola, anche insomma. E se vengono, chi trovano? Questo signore qui? Un operaio fantastico, Yuri Monaco. Se quindi bisogno... se venite qui al Diana insieme a Michele Caputo, già l'abbiamo detto, e alla Lazzarin, trovate anche Yuri Monaco e Vincenzo? De Lucia. Poi voglio dire, se avete dei lavori da fare a casa, non c'è problema. Mamma pittana cosa, insomma, non vi preoccupate, è a disposizione. Vi aspettiamo qui al Teatro Diana. Ciao.